da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco, una vita da... Mohamed Sylla, sì. Quanti anni hai? Io 19. Da dove vieni? Senegal. Da quanto tempo stai qui in Italia? Io adesso stai là un anno e mezzo. Perché sei partito dal Senegal? Perché hai lasciato la tua terra? Ho lasciato la mia terra perché io ho avuto tanti problemi là. Però stavo in una parte di Senegal dove Casamas, dove c'è il problema di rovelli. E quindi questo problema, così non posso stare là. Però quando io stai là posso divenire una persona cattiva. E io non voglio che non voglio che fare una persona cattiva, scusa il mio italiano. Visto così, ma io prima io piace vivere in Italia. E così ho fortunato per venire in Italia, così e c'è tanti problemi nel mio paese. Come te ci sono tanti ragazzi che arrivano ogni giorno in Italia. Vuoi raccontarci un po' il tuo viaggio? Non è stato facile arrivare in Italia e poi ci racconti anche come sei arrivato qui a Palinuro e poi a Vallo, ma non è stato facile il tuo viaggio, ecco, tante difficoltà. Sì, sì. È stato molto difficile, però da Senegal a Italia è molto lontano. Quanti giorni hai impiegato per arrivare in Sicilia a Lampedusa? Il mio viaggio è stato 4 mesi, dal Senegal a Lampedusa. È stato 4 mesi, però dal Senegal a Mali ho fatto un giorno e qualche ore. E dal Mali a Burkina Faso proprio un giorno e qualche ora. E dal Burkina Faso a Nigeria 2 giorni e posso dire che 3 giorni, però dal Burkina Faso di Nigeria, la nostra capitale dove c'è l'aereo, io prendo l'aereo a Libia, è molto lontano, quindi dal Burkina Faso a Nigeria ho stato là 3 giorni. Ecco, cosa è arrivato qui a bordo di uno dei tanti barconi che ogni giorno arrivano? Sì, sì. Allora, ho stato a Libia 3 mesi e non c'è qualcuno che possa aiutarmi. Però non c'è, io non tengo niente, non tengo soldi. E pure mangiare era un problema per mangiare. E non tengo niente, non lo so, nessuno là chi mi può aiutare. Non ho trovato un lavoro, però ho stato studente. Io solo che scuola ho stato facendo a Senegal. Quindi quando io ho uscito nel mio paese non posso trovare un lavoro a fare. C'è la persona, quando io sono andato fuori ho visto una persona domandogli posso mi dai qualcosa per mangiare. Se qualcuno mi aiuti, mi danno a mangiare. Io sono stato là, ho incontrato una senegalese, ho parlato con lui, ho parlato la mia storia. E lui mi ha aiutato per venire, per prendere la barca all'Italia. Accarezza le bandiere, arriva un brivido. Per quello che riguarda la sua storia calcistica, da 2 mesi si allena qui con la Juniores della Gelbison. E niente, stiamo in attesa delle pratiche federali, perché essendo un calciatore extracomunitario la sua pratica deve passare prima per la federazione e poi successivamente per la Lega. Stiamo attendendo con ansia l'esito positivo di questo purtroppo di questi passaggi burocratici,
E niente, speriamo quantomeno di farlo esordire per realizzare magari il suo sogno. Ecco, ma come è avvenuto il vostro incontro calcistico? Allora, è avvenuto in maniera abbastanza casuale, se così si può dire, perché io sono stato contattato da dal professor Aniello D'Angelo, che è uno dei referenti del centro L'Oasi di Palinuro. È stato anche il mio ex professore al liceo, quindi già ci conoscevamo con il professore D'Angelo. E niente, mi ha parlato di questo ragazzo e gli ho fatto fare un provino. Il mister l'ha ritenuto un elemento valido, però insomma ancora non possiamo schierarlo in partite ufficiali. Allora, quanti giorni sei stato in mare? Ah, il mare non è giorni, è... 9 ore, 10 ore così. Ecco, ma che cosa si pensa durante questo viaggio? Sa che si mette a rischio anche la propria vita? È un grande rischio, hai capito? Però io no. Io prendo la barca, ma non penso che io possa arrivare in Italia. Però è molto difficile. Ma quando noi è arrivato verso il mare, prima io non voglio venire. Ma quando tu arrivi verso il mare devi venire, forza. E con questi libiani, loro no, tu non posso tornare dietro, no. Quando tu fai loro prendere il, non lo so come si chiama, fai pum e hai capito. Però quando tu torna dietro loro dico tu voglio sporco nostra business, hai capito? Quando voglio tornare dietro loro dicono tu voglio sporco nostra business, quindi noi tu non posso tornare dietro, devi andare, sì, devi andare per forza, devi andare. Quindi prendo la barca in Italia, Dio mi ha aiutato, ha avuto un grande fortuna. Però prima in Italia è stato il paese che mi è piaciuto tanto. E adesso che... Ecco, sei venuto per restare in Italia. Sì. Ho venuto... Però io, quando io ero bambino, stato frequentando una scuola calcio. E sempre mi... parla mio padre, io voglio divenire un calciatore italiano. Quando io parlo, mio padre mi ha detto, ma tu non posso divenire un calciatore italiano, però tu sei in Senegal, non sei italiano. Qual è il tuo idolo? Bravo. È il calciatore che mi piace quando io ero bambino, è Totti, Francesco Totti. Io la squadra che mi tifi era Napoli. E quando io dico, il calciatore che mi piace è Totti, mio padre mi ha detto, ma tu, Totti non gioca a Napoli, lì gioca a Roma. E io dico, per questo, io piace Totti, ma mi tifi a Napoli. E lui mi ha detto, ma non è possibile, tu stai a Senegal, tu non posso divenire uno giocatore italiano. Ha visto oggi che Dio mi ha aiutato e ha avuto un grande fortunato. E adesso sono in Italia qua, stavo andando a scuola. Tu vieni a scuola a Vallo, sei presso il centro L'Oasi di Palinuro, insomma insieme ad altri connazionali, ogni giorno vieni a Vallo, vieni a scuola, sì. E poi naturalmente ti alleni, tra poco sentiremo Antonello, ti alleni con la Juniores della Gelbi, ma che cosa vuoi fare da grande? Dove vedi la tua vita, il tuo futuro? Il Gelbison, questa squadra, loro stavo cambiando tante cose nella mia vita. E può dire che loro hanno cambiato la mia vita. Però quando che io sono stato con loro, veramente io c'è tanti problemi che mi penso sempre sulla mia testa. Ma quando io stato con loro nel campo qua, loro mi fanno dimenticare tutti, mi fanno dimenticare tante cose. Posso dire tutti, però tutti mi piacciono. Il presente, l'avvocato, il giocatore, la prima squadra, i bambini, tutti piacciono giocare con noi, mi fanno ridere. Loro mi fanno ridere quando io non voglio ridere, però. Sì. E così quando...
è il giorno che non c'è allenamento. Io, quando io sto a casa, niente allenamento, io non è contento. Però sempre voglio venire al campo e rincontrare, visto che è il mio amico, hai capito? E così la Gilbison ha avuto qualcosa di buono nella mia vita. Loro hanno cambiato tutti, Però quando io stai con loro, non c'è niente da pensare. Tutti, quando stai con loro, tutto il mio problema è andato. Non c'è niente da pensare. Antonello, non ci sono parole più belle? No, sicuramente non ci sono parole più belle. Sillà ha messo in mostra in questa intervista la sua voglia di vivere, sostanzialmente, e la voglia di giocare a calcio. Ci sono, io gli ho sempre detto, quando lui mi ha raccontato questa storia, lui si deve ritenere un fortunato, perché tanti suoi coetanei, anche più piccoli di lui, lo sappiamo dalle cronache, purtroppo non ce l'hanno fatta. Lui è un fortunato, si deve, insomma, deve, come ha già detto, ringrazia Dio per questa fortuna che ha avuto. E credo che anche i genitori che sono rimasti lì in Senegal possono essere orgogliosi di avere un figlio così. Beh, al di là dei risultati, insomma, la Gilbison quest'anno il suo campionato, in questo senso, allora, di solidarietà lo ha vinto. Sì, sicuramente, senza ombra di dubbio. Noi cerchiamo innanzitutto di, insomma, con questa nuova dirigenza ci siamo prefissati un obiettivo, che è quello di incentivare quanto più è possibile il settore giovanile, che ha anche un risvolto, il quale ha anche un risvolto sociale. Questo è l'esempio lampante dei risvolti sociali che può avere il calcio, che può avere una scuola calcio come questa della Gilbison. Voglio anche darvi una piccola esclusiva. In questi minuti che noi stiamo registrando, c'è un ragazzo che sta facendo un provino per una squadra di Serie A. Quindi questa è un'ennesima vittoria di questa dirigenza, che ha punta forte sul settore giovanile, perché questo è il futuro. Io, come ho sempre detto, noi purtroppo non abbiamo grandissime forze economiche per sostenere una squadra. La squadra, i calciatori li dobbiamo costruire in casa, e questa è la strada da seguire. Grazie Antonio. Prego, prego. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti i telespettatori, anche a te Carmela, e a tutti, e all'editore Scelza. Grazie. Allora, ci auguriamo che cosa? Grazie, voglio ringraziare Antonello, però veramente lui è mio tutto. Sempre che mi chiama, Silla, devi fare così. E sempre lui mi chiede come ti senti nella squadra. E non posso dire niente, solo mi piace la squadra. Però tutti quanti stanno bravi con me, pure lui sempre mi chiama e mi fanno ridere. E tutti così per mi fare dimenticare il mio problema, ha capito? E lui è stato una persona molto brava. Ha visto quando noi stavamo venendo, lui mi ha detto che come ti trova la squadra ancora? Io dico che mia sorella che mi domanda sempre come ti trova in Italia. Io dico, io non posso dire che... lui me l'ha domandato, Senegal e Italia, dove ti piace adesso? Io dico a lei, per adesso è Italia che mi piace, perché Gilbison. E c'è le persone brave che mi fanno dimenticare tutti. Questo è il mio mister che là è uscito là. E non posso dire solo... No, non lo so come ringraziare loro, hai capito? Però... non lo so come dire, il mio italiano, sino... Dedichi questa gioia, a chi la dedica? La tua famiglia? È mia sorella, pure mia madre, sempre lì domandami come ti trovi là, come ti senti, tu mangi bene? Io dico sì, tutti va bene, però io ho avuto le persone che loro mi aiutano come il mio genitore. E come il campo è il mio seconda casa.
Ecco, tu quando sei arrivato a Lampedusa sei stato salvato dalla Marina Militare, giusto? Poi sei arrivato a Salerno prima di arrivare a Palinuro? Sì, sì, sì. Noi non è che noi abbiamo arrivato direttamente a Lampedusa. Noi abbiamo arrivato il Mediterraneo d'Europa, adesso che è una grande barca che è venuta per prendere noi. E poi noi abbiamo arrivato a Lampedusa, poi a Salerno. E a Salerno, prima io stavo a Padula, sì. E adesso hanno afferrato io a Palinuro, dove io c'è questo grande fortunato, con questo grande questo. Sì, sì, grazie. Grazie a tutti. Grazie.